Ciao ragazzi, noi siamo i Bocco Gamers, io sono Zucchi. E io sono Ryozan. Ben ritornati in questo nuovo gameplay di Final Fantasy Brave Exvius. E anche oggi continueremo la nostra avventura. Sì, basta neve però che altrimenti mi viene la tristezza, visto che qua fa ancora un caldo infernale. Io voglio la cioccolata calda. Ok, ci sto. Beh ragazzi, il video uscirà fra 5 ore rispetto a questo perché dobbiamo farci una cioccolata calda. Andiamo, ciao. Scherzi a parte, Zucchi vi invita a seguire tutti i nostri profili social che troverete nel link in descrizione. Detto questo, andiamo! Andiamo! Siamo ancora qui a congelare dal freddo, molto bene. A me sembra che la tempesta di neve stia peggiorando. Credo anch'io. Allora, qua Rain dice che pensate stiano cercando i sei di Palladia in queste rovine? Bella domanda, Rain. Boh, non mi pare neanche che ci fosse cristallo qui, no? Anche quello è vero, però... Non mi ricordo, sinceramente. Nemmeno io. Dai, vediamo un attimo. Infatti. Ma soprattutto, che cosa speravo di ottenere distruggendo i cristalli? Bella domanda. Caspita, Rain oggi è ispirato, non c'è niente da fare. Te l'ho detto, il sangue non gli fluisce più al cervello grazie al freddo e quindi riesce a ragionare. Ok, in questo momento ci vorrebbe il cavaliere d'oro dell'acquario a rinchiuderlo nella bara di ghiaccio, allora. Avremo il nuovo Einstein, ragazzi. Tu, Fina, ne sai qualcosa? Certo, chiedilo a una che ha praticamente perso i suoi ricordi. Caspita, sì. Rain, ritiro quanto detto, esatto. Guarda. Facciamo una bara normale per te, altro che di ghiaccio. ovviamente. Poverina. No, mi dispiace ma non ce l'ho. E Rain, abbassa anche la testa e si sente in colpa. Guardala. Sentire in colpa. Guardala, Fina. Guardala, sentiti in colpa. Non sembra che stiamo cercando ricchezze e non sembrano neanche dei rivoluzionari che vogliono soverchiare chissà cosa. In effetti non è molto chiaro cosa stiano facendo. L'unica cosa che si è lasciato sfuggire è che l'ignoranza è il vostro peccato, una cosa del genere. Esatto. Chissà. Riguardatevi cosa... il primo video in caso, perché lo diceva lì. Sì, chissà che cosa vuol dire. In assenza di motivi soliti posso solo pensare che loro sono pericolosi. Ma dai! Guarda, quella palla che vi ha scagliato nel terzo, mi pare, o nel quarto video, forse nel terzo. Voi ha scagliate un paio. Un paio, comunque. Non me l'aveva proprio fatto pensare il fatto che fossero pericolosi, guarda, Rain, proprio zero. No, infatti, stavo pensando di portarci i bambini a giocare. Esatto. Concordo, sono decisamente pericolosi. Ok, l'avevamo capito. Bene! Allora, catturiamo quel tipo in armatura e spigliamogli la verità, la serie. Dici perché volete distruggere i cristalli? Pensate che quei sei sono passati da questa parte? A quel che diceva il tizio al porto, questo è l'unico passaggio. Vabbè, conta che loro si sono anche persi, però. Anche quello è vero. Beh, almeno sappiamo che questo passaggio ci porterà alle rovine. Stiamo seguendo... le tane dei ratti delle nevi, dopo tutto. Ma non raggiungeremo mai l'uomo in armatura così. Questo è vero. Se solo ci fosse una scorciatoia. Valla a trovare con questo tempaccio. Ok, Google, trovami una scorciatoia per le rovine di Lanzelt. Ricalcolo. E niente, si è perso anche Google Maps. Esatto. Buona idea, dovremmo cercarne una. A scoppio ritardato, Fina arriva. No, se ci dovessimo perdere, non faremo altro che perdere terreno. Oh, Rain oggi ha una saggezza di quelle veramente inarrivabili. È come il detto, chi va piano, va sano e va lontano. Loro ne hanno un altro tipo perché il significato non è lo stesso. Il significato è lo stesso. Praticamente tradotto dovrebbe essere andando lenti e sicuri si cattura il verme, una cosa del genere. Però da noi sarà chi va piano va sano e va lontano. Scusate, ma prima della traduzione ci fa ridere sempre Fina. Non l'avevo mai sentito prima. Sei così saggio, Rain. Ecco,
ho l'idea per la miniatura di questo video adesso. Oh mio Dio. Spero che non sia la stessa che ho avuto io. Ebbene. Non l'ha nemmeno detto bene, fantastico. Non l'ha neanche detto nel modo giusto. Bene. Affidabile, Rain. Ho un brutto presentimento. Sì, lo sento anch'io. Che? Tutti e due adesso? Ecco, Will è il solito addormentato. C'è un mostro più avanti. Uno molto pericoloso, letale. Ne sono certo. Vabbè. Se lo dite voi. Secondo me hanno esagerato col succo e stanno avendo le allucinazioni. Esatto. Eccolo qui. Attenzione, un drago! Ti piace questo drago, Rio, vero? Insomma, non è disegnato in maniera eccelsa, ma... Dovete sapere che a lui piacciono molto i draghi. Io adoro i draghi. Sono le mie creature fantasy preferite. E saputo adoro picchiarle. Un drago? Qui? Ah, state scherzando, vero? No, è lì davanti a te che ti fa ciao con la manina. Guarda che bello che è. Esatto. Guarda fra gli artigli. Beh, almeno ora sappiamo che cosa fosse quel brutto presentimento. Non so se sia una cosa buona, fina cara. No. Ah, beh, dovremmo solo combattere. Rip Rain, rip Laswell, rip Fina. Già. Ah, meno male che abbiamo i nostri eroi qua. Ah, se... Chi usiamo? Avrei usato la limite di Sephiroth, però ci mette una vita a caricarla. Ci mette 8 secoli. Cioè, facciamo vedere un signore brutto e cattivo cosa fa a queste bestiacce. Vadi, le lascio il comando. Che esagerata, addirittura... Sì, esatto. Guardate. Al primo colpo era già morto, parliamone. Ma lui è cattivo, dovresti saperlo. Io lo so. Ah, in qualche modo siamo riusciti a vincere. In qualche modo, grazie al potere del succo, ragazzi. In qualche modo. In qualche modo. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Esatto. È stata dura anche per noi. Dove? Sì, infatti. Vabbè, Rain, allora, devi smetterla di parlare a sproposito. Però noi siamo un po' cattivi perché stiamo giocando questo gioco da capo. 2 anni dopo, devi considerare che all'epoca non c'erano nemmeno le 5 star in questo punto della trama. Ho capito, ma questo punto della trama era facile anche 2 anni fa. Io non lo trovai così tanto semplice ai tempi, Bah, bastavano delle 4 star decenti, riuscivi a farlo tranquillamente. E vabbè. Sì, quest'ultimo mostro era davvero forte. Ma se ci metto in difficoltà un misero mostro, come possiamo anche solo sperare di sconfiggere quei maledetti in armatura? Non ve lo traduco quello, maledetti a confrontarmi. Però Laswell, stai sbottando parecchio. È la cattiva influenza di Rain e Fina che lo porta sulla cattiva strada. Laswell, linguaggio! Non è vero, non gli ha detto non così. Non ha detto così, vabbè, si può neanche più scherzare. Esatto. Laswell, cosa ne otterremo di buono se andiamo a combattere pensando di aver già perso? Su questo sono d'accordo. È il mio motto questo. Non si va mai in campo per perdere. Ha colpito nel segno. Suppongo che ci sia del vero in ciò che dici. Non supponi, c'è del vero, Laswell. Lui non riesce a dare soddisfazione completa, deve parlare sempre in modo molto cavalleresco. Attenzione. Vedo una luce laggiù, un'uscita. Sì, seguite la luce tutti quanti. No, seguite, fermo, la luce. Basta, seguitela. Rio, la smetti. Uffo, si può fare nulla qui, E li salvi e non va bene, li mandi a morte e non va bene, che stress. Veramente. Allora è il momento di vedere le rovine di Lanzelt. Sì,
no. Finalmente incontreremo gli Sworn Six di Palladia. Yeah! Dobbiamo proprio? No, io non ci sto, non ne ho voglia. Così sembra. Ok. Pensi ancora che non possiamo vincere, Laswell? Ma smetti, Laswell. Più o meno. Sicuramente ci sono più possibilità riguardo alla nostra sconfitta rispetto a quelle della nostra vittoria. Sempre il bicchiere è mezzo vuoto, vero, Laswell? Sì, esatto. Dov'è il succo? Sarà bella. Grazie. E allora perché spingerti così lontano insieme a noi? Perché sono la tua guardia del corpo, ancora non l'hai capito? Leggete fra le righe, ragazzi, non dico altro. La possibilità maggiore della nostra sconfitta si avrebbe se io combattessi questi nemici da solo. Ma siccome tu non sei da solo, smettila di lagnarti e andiamo alle rovine. Altrimenti ti ci porta a calcioni nel deretano. O altrimenti ti ci mando a pettinare di nuovo i deserti. Niente, capito? La minaccia di Tsuki, capito? È sempre attiva, ragazzi. Ma con te, Rin, con te non ho paura di provarci. Cosa avrà voluto dire? Lasciate perdere il Rio. Lasciate perdere l'Aswell. Yeah. Esattamente. E avete anche me, sapete? Ok, abbiamo perso. No, dai. Tu sei la cattiveria fatta a persona. Forse. Allora, conterò su di te, Fina. Oh, che carino. E niente, Laswell ormai si è definitivamente convinto. Grande Fina. Yeah! Continua a trollarci tutti. Bene, allora andiamo! Non rubarci le battute. Bene, in mezzo alla caverna di ghiaccio... Troppo noi freddo. Finiamo questo video. Se il video vi è piaciuto... Qua sotto ne appariranno ben altri due, sperando che vi piacciono anche quelli. Inoltre iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdervi i prossimi episodi. E inoltre Tsuki vi invita a... seguire tutti i nostri profili social che troverete nel link in descrizione. Detto questo, ci vediamo alla prossima! Alla prossima!